Parigi, 20 aprile 1920. Dopo questa mesta giornata, più nulla noterò nelle tue pagine, diario mio, fedele compagno dei miei affanni. Oggi morì al cimitero del Père Lachaise l'ultima mia speranza di incontrare sul mio cammino il vero amore. Vedo dalla finestra della mia camera parigina la torre donde spiccherò il gran salto, chiudendo così per sempre quel breve capitolo terreno che si chiama vita. La mia dolorosa storia ebbe inizio or sono 12 anni, nella mia bella Sicilia. Venite, venite. La volete smettere? Questo è un matrimonio, non un funerale. Sedete. Dunque, come avete visto, il page, benché sollecitato, non si è fatto vivo. Forse è morto. Morto non è, perché le sue rendite continuano a prelevarle. E come? 18 sans paix, rien ne va plus. 18 carri chevaux. 18 carri chevaux pour monsieur. Rien ne va plus. Una lettera, signor Marchese. Da dove viene? Dalla Sicilia. Cestinala. Eppure gli ho spedito telegrammi in tutti i luoghi di svago dove abitualmente consuma la sua esistenza debosciata. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Telegramma, signor Marchese. Dopo, dopo. Per questo vi ho riuniti in consiglio di famiglia. Che si dice ad una sposa prima d'accostarsi al talamo nuziale? Che le direbbe sua madre che purtroppo non è più? Dal cielo essa veglia e a tutto provvede. Ah, lo so, veglia e provvede, ma non le parla. Zia Eccelsa, voi le avete fatto da madre. Sapete qual è il vostro dovere. Non capisco cosa vogliate dire, monsignore. Una fanciulla non può andare alle nozze ignara di cose che né io né madre Beatrice conosciamo. E nemmeno io, ve ne prego. Una fanciulla ignara è il più bel bocconcino? Zitto voi! Esiste ancora, zia Clorinda? Se non se l'hanno mangiata i topi. Che io sappia, si fa mandare regolarmente i pasti. Ottima cosa! Toccherà a lei! Come la invidio! Mai, non permetterò mai. Un fiore virginale, quella peccatrice. Basta, ho deciso. La zia peccatrice va benissimo. Ormai ha espiato e la sua esperienza sarà utile ad Eugenia. Zia Clorinda. Zia Clorinda. Zia Clorinda, mi hanno detto che mi volete. Come sei bella. Sembri un giglio virginale. Permetti che ti abbracci. Perché piangete? Oggi sono tanto felice e tutti piangono. Un giorno capirai. Siediti. Ecco, ora ti devo parlare come una mamma. Me lo hanno ordinato. E dopo che una madre alla vigilia delle nozze parli alla figlia. Tu che sei stata allevata dalle pie suore del Carmelo, conosci i misteri dell'anima, ma non quelli della carne, e loro vogliono che io te ne parli. Sì, sì. Non avevo ancora compiuti 30 anni. Ballavamo il valzer. Era bello, era forte, e in quell'estasi di musica non mi accorsi che mi trascinava lontano, fuori, sotto la luna, nel profumo delle zagare. E lì, lì fu che mi gettò a terra e mi profanò. E poi? Poi fu un'estasi così soave, così divina. Sentii un fuoco che mi invadeva. E poi sangue, sempre sangue. Ora sai tutto. Va, figlia mia, che Dio ti protegga. È tutto. Grazie, zia Clorinda.
Che cosa ti disse? Tutto mi disse. Poco capii. Ah, sia lodato il cielo. Anche il popolino, oltre alla nobiltà tutta, affollava quel giorno la cappella del convento ove io ero cresciuta. Era per me un matrimonio d'amore. Ai piedi dell'altare aspettavami l'uomo che amavo, il quale, pur bello, giovane e ricco, portava un nome purtroppo plebeo. In ginocchio. Vuoi tu, Raimondo Corrao, prendere la qui presente Eugenia di Maqueda per tua legittima sposa secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. Vuoi tu, Eugenia di Maqueda, prendere il qui presente Raimondo Corrao per tuo legittimo sposo secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. Siate buono con la mia bambina. Vieni, piccola mia, vieni. Eugenia. Toglietevi la vestaglia. Perché? Sarete stanca? Assai. E dunque, lasciate che... Coricatevi. Dove? Nel talamo. E voi? Io qui, accanto a voi. Il sacramento testé ricevuto me lo impone. Lo so. Posso baciarvi? Lasciatevi baciare! No! Chi è? Un telegramma urgente! Passatelo sotto la porta! Oh, zia Clorinda! Ancora! Ancora! Non è il momento! Perché? Leggete! Chi lo mandò? A quanto pare vostro padre. Allora è vivo. Dov'è la specchiera con Cariatide? Di là, perché? Oh. In nome di Dio non consumate nozze. Che significa? Significa che qualcuno intende farsi beffe di noi. Si fa alla prima notte di nozze. Lo feci anch'io da studente. Solo che questo scherzo da prete, eh? Siate puri et pregate, stoppe. Notizia, vostre nozze, giuntami tardivamente, stop. Siete fratello et sorella, stop. In doppio fondo, cassetto, specchiera con cariatidi, est custodito, mio memoriale, con spiegazione atroce equivoco tua nascita. Firmato tuo padre, Ruggero di Maqueda. Uno scalpello e un martello, presto! Comanda, eccellenza! Uno scalpello e un martello, presto! Uno scalpello e uno martello ha di bisogno lo sposo! Lo sposo ha di bisogno uno scalpello e uno martello! Presto! Cosa succede? Lo sposo vuole un martello e uno scalpello!
C'è davvero? Non fu una burla? Mio Dio, che emozione! La calligrafia è di mio padre. Leggete voi, non ho il coraggio. Mia cara Eugenia, forse un giorno dovrai leggere queste righe se mai avrò il coraggio di dartele. Correva l'anno 1886 e io mi imbarcavo per l'Africa a conquistare colonie per la nostra amata patria. Lasciavo in Sicilia la mia amata Floridia, da poco mia diletta sposa e non ancora tua madre. Floridia? Sì, mamma. Non ti incantare. Pensa al suo Ruggero. Sì, ma così la bandiera arriverà in Eritrea a guerra finita. Guerra? Passeggiata africana, come scrive il giornale di oggi. Alle nostre baldanzose speranze di vittoria, la sorte fu avversa. E mai avrei rivisto la mia amata Floridia, ove Dio non mi avesse posto a fianco un uomo che, seppur plebeo, era animato da grande spirito del sacrificio e da indomita volontà. Antonino Corrao, mio attendente e fedele campiere del nostro feudo. Conferito, portate una barella! Missione compiuta, signor capitano. Grazie, Antonino. Ma allora vostro padre deve la sua vita al mio? Mentre io tornavo così a novella vita, passava a miglior vita, quasi centenaria, nostra zia Cristina da Cefalù, la quale, non cessando di vessarci con le sue stramberie neppure da morta, minacciava ora di privarci delle sue immense ricchezze che tutti attendavamo con giusta impazienza. Carolina Zampella. Quanto ai miei feudi, ove quel buon a nulla di Ruggero non sappia dare alla famiglia Macqueda un erede purché sia, entro un anno dalla mia dipartita, essi andranno integralmente alle pie suore del convento della Dolorata. Vedo la sposa arrossire. Forse l'erede è già in procinto di affacciarsi alla vita? Purtroppo non era così. In quel luogo di dolore, che è un ospedale da campo, mi giunse il seguente dispaccio telegrafico. Ministero, accordati licenza, onde rientrare in patria, ove urge procurare erede per salvare patrimonio, firmato zio Ettore. Bevete, don Ruggero, questo è sangue della nostra terra. Che Dio te ne renda merito, Antonino. Mi pare di stare un po' meglio. Guarda anche tu, Antonino. Pare che la suppurazione sia cessata. Meglio. State meglio. Le gambe vanno meglio. Sento, talvolta, un acuto dolore all'inguine. Scusasse se sono ignorante. Che è l'inguine? Mio caro e buon Antonino, l'inguine nella lingua colta indica quella parte del corpo umano dove sono appesi i coglioni. Non li avete più, signor capitano. Per mano di un nemico che non merita la parola uomo, ero stato privato dell'ornamento del maschio. Trattasi dei baffi? Sì, e della barba. Intanto, accompagnato dal mio fedele Antonino, mi apprestavo a rientrare in patria. Che ne diresti di un viaggio a Lourdes? Don Ruggero, io l'unico viaggio che ho fatto fu questo in Africa, a fare la guerra. Che è questo posto che dite voi? È un luogo santo, noto per una sua piscina miracolosa, dove immergendosi gli storpi riprendono a camminare, i ciechi riacquistano la vista. Don Ruggero, gli storpi le gambe ce l'hanno, i ciechi gli occhi ce l'hanno. E venne purtroppo il giorno del rientro. Trionfalmente accolto dalla popolazione tutta, paventavo in cuor mio l'incontro che nelle intimità della notte avrei avuto con la mia amata Floridia. Sposo mio! Vi ho tanto atteso.
Credetemi, sono vostra. Sì. Ancora una volta Antonino mi aveva salvato. Col pretesto della mia cagionevole salute, lo facevo dormire accanto a me, nonostante a quell'epoca egli avesse già moglie e anche un figliolo già grandicello, a nome Raimondo. Sono io, perduto ogni speranza. Come possiamo essere fratelli se abbiamo ognuno padre e madre diversi? Tra poco capiremo. Perduto ogni speranza di assolvere i miei doveri di legittimo coniuge. A quali doveri viene mai meno il mio dilettissimo padre? Non ponete domande, ascoltate. Dovette ricorrere gioco forza ad uno stratagemma boccaccesco. Che posso ascoltare se voi leggete a mente? Temo vi siano cose che non potete né udire, né sapere, né capire. Missione compiuta, signor capitano. Temevo questa notte di avervi fatto del male, ma vedo dal vostro volto che non vi ho fatto alcunché. Eh? Come vorrei che fosse di nuovo notte. Sì? Reverisco, donna Floridia. Buondì, Antonino. Reverisco, don Ruggero. Oh! Fu così che Floridia capì l'inganno e ne fu distrutta. 9 mesi dopo quell'infausta notte, nascevi tu, cara Eugenia. Premiai Antonino con una vistosa somma ed egli se ne tornò a vivere in famiglia. Tua madre, per il dolore patito, passò presto a miglior vita. Con il mio denaro ed altre elargizioni che dovetti fargli per comperare il suo silenzio, Antonino diventò sempre più ricco e poté mandare suo figlio, cioè io, a studiare dagli scolopi. Con l'andare del tempo Antonino diventò sempre più tracotante ed esigente, conscio com'era di avere salvato il nostro patrimonio, finché un banale incidente di caccia non fece giustizia di questo arrogante ed ormai superfluo personaggio. Frase offensiva di vostro padre al mio, che non gli perdonerei ove fosse qui di presenza. Amareggiato dalle troppe umiliazioni, lascio l'isola deciso a non farvi mai più ritorno. Ti affido alle buone suore della addolorata, che nulla sanno dell'inganno patito. Ma se un giorno incontrerai Raimondo Corrao, figlio di Antonino, sappi che quello è tuo fratello. Sorella. Voi mi siete sorella. E voi mi siete fratello. Maledizione! 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 Beffa crudele del destino! Raimondo, sposo mio! Accorrete!
Si è eccelsa! Che fate? Dove andate? Accorrete! Lo sposo mio fu colto da malore! Sciagurata! Che feci? Che feci? Che feci? Ma la prima notte di nozze lo sposo non si può sentire male! Casomai è la sposa che si sente male! Benché ciò non possa più accadere! Perché? Spiegatemi! Oddio, che confusione! Eugenia, ma perché siete così bella? Non lo so. Voi siete mia e non potete esserlo. In che senso? Non comprendo. Perché un fratello non può giacere con la sorella. Lo vietano le leggi di Dio e le leggi degli uomini. Vi vedremo giacigli. Che male c'è? La sacra ruota lo annullerebbe subito. Rato non consumato. Accoppiamento non ve fu. Accoppiamento? Il fango gittato sulle nostre famiglie. È il disonore per me, crudelmente beffato. Andrebbe di mezzo anche l'eredità di zia Cristina portata via alle suore. No, 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 l'eredità no. Solo la morte può lavare quest'onta. Quale morte? La vostra? No, la mia. Quella d'entrambe. No, la mia no. La mia no, perché già vedo il titolo del giornale di Sicilia. Il più bel partito dell'isola si uccide la notte delle nozze. La sposa non è rilibata, punto interrogativo, anche senza punto interrogativo. No, no, no. La vostra nobile fanciulla si uccide la notte delle nozze, capita, capita. Messa in dubbio la virilità dello sposo, punto interrogativo, anche punto esclamativo, no, no, no. Già sento i commenti al circolo dei nobili, dove il mondo non ce la fece, io, che mi basta guardarvi. Raimondo, mi sentiste male? Posso chiamare aiuto? Rispondete! Ora posso rimirarvi. Raimondo mio. Chiamatemi fratello. Fratello mio, temevo stesse commettendo un insano gesto. Il gesto insano fu, innaturale. Liberai la carne da un desiderio impuro. Ora posso guardarvi serenamente, sorella, e anche baciarvi. In sulla fronte. Una grazia vi tocca. La grazia della purezza e dell'astinenza, confortata dall'ignoranza. No! Sì. Allora io mai conoscerò i misteri della carne. Mai. Le apparenze dovevano essere salvate. Il giorno seguente a quella notte infelice, lasciammo il palazzo a Vito per il viaggio cosiddetto de nozze. Accomodatevi. Non vorrei disturbare. Posso? Permettete? Raimondo Corrao, marchese di Macquete, Castelvetrano. Barone Henri de Sarcey, chevalier de la Légion d'honneur, ingegnere delle ferrovie francesi. Enchanté. Madame, i miei omaggi più devoti. Rimarrò il meno possibile. E perché, di grazia? Non voglio turbare l'intimità di due sposi in viaggio di nozze. Come lo sapete? È evidente, lo leggo nei vostri occhi. Scommette che voi state andando a Parigi. Sì, ma dopo che avremo visitato Roma, Napoli e Firenze. Il sapermi guardata da quel viaggiatore sconosciuto in una parte tanto intima del mio corpo mi riempì di vergogna, procurandomelo, confesso, anche un brivido d'insano piacere. Che succede? Non capisco. Una mandria di bestiame sta attraversando la strada ferrata. È inconcepibile. Una locomotiva deve fermarsi, un treno deve attendere, perché una mandria di bestiame sta attraversando la strada ferrata. Scusate tanto, care. Ma debbo informarmi. Permesso, permesso. Mio marito si interessa di tutto, ma per i treni e le locomotive c'è una vera passione. Io invece ho un'altra passione. Una volta che ci fu lo sciopero delle ferrovie, guidò una locomotiva fino a Messina. Non l'aveva mai fatto, eppure fu bravissimo.
Da allora gli è rimasta questa passione per le locomotive. Dice che fu un'esperienza inebriante. Anch'io ho una passione inebriante. Ah sì, e quale? Le belle donne. Come voi. Ci sono dei militari. Dei militari che spingono gli armenti. Ascoltate il mio consiglio. Quale? Divertitevi a Parigi. Conosco il destino della donna siciliana. Tutto il giorno in casa, tutta la vita, con tanti figli. Sempre vestita a lutto per qualche parente morto da tanti anni. Certo che mi divertirò. A Parigi io conosco... Pazzesco! I braccianti di sciopero stavano facendo morire di fame, di sete, tutto... tutto il bestiame. E ora devono provvedere i soldati. Infatti li stanno portando al fiume per abbeverarsi. Che crudeltà. Sì, scioperi, scioperi. Anche da noi i minatori non vogliono più estrarre carbone. Io ho detto a loro, se voi non scendete più in miniera, noi certamente resteremo senza fuoco. Ma voi senza fuoco e senza pane. Un paio di fucilate, un paio di morti, e l'ordine sarebbe ristabilito. Ho saputo che vi piace guidare le locomotive. Monumento insigne dell'arte gotica. Voilà, e con questo è tutto. Questa roba non è nostra? Quei fiori, chi li aveva mandati? Lui, una voce interiore me lo diceva. Lui, non poteva essere che lui. Questo modesto omaggio alla Marchesa di Maqueda non è del sottoscritto ma di Parigi. E poiché Parigi è femmina, il signor Marchese non deve adombrarsene barone Henri de Sarcey, un meschino sotterfugio. Si sente male, signora? No. Portateli via, 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 via. Come? Mandate via i miei fiori? Perché li bagnassero. Che piacere del vedervi. Ho saputo che siete arrivati e volevo darvi il benvenuto a Parigi. La signora forse è stanca del viaggio. Madame, non vi sentite bene? Non è nulla, non vi preoccupate. Ne sono felice. Tremante, sgomenta, accampai la scusa di un malore pur di non uscire quella sera. Purtroppo l'indomani, allorché visitammo la città, egli era ancora dei nostri. Pareva non avesse null'altro da fare che insidiare la mia già fragile esistenza. Meravigliosa! Imponente realizzazione dell'ingegno umano, possente, ardimentosa! Bisogna sempre ardire nella vita. Eugenia! Venite, spieghiamo. Eugenia! Qua sono! Complesso, complesso, complesso. Eugenia! Un momento, un po' di educazione! Raimondo! Raimondo! Eugenia! Ti aspetto giù! Venite, venite. Ripariamoci. È inutile stare qui a aspettare sotto la pioggia. Entrate. Entrate pure, entrate, ecco. Viamo. Dove andate? Non una parola di più, o sulla vostra coscienza peserà il mio suicidio. Guardavo questo prodigio della tecnica moderna. Andiamo via, il buio mi opprime. Sì, andiamo, andiamo. Non mi sembra uno spettacolo adatto per una signora. S'il vous plaît, monsieur. Buonanotte, sorella. Buonanotte, fratello. D'ora in poi visiteremo solo chiese e musei.
e si espongono in pubblico simili sconcezze. Ma dico, dove siamo arrivati? Quella femmina ignuda in mezzo a questi due gentiluomini vestiti, che cosa mi rappresenta? Forse la verità è sempre nuda. Non è vero, madame? Ah, ecco qua, il paesaggio, giusta fonte di ispirazione degli artisti di razza. Sentendomi vacillare, volli essere forte. Accampai varie scuse per non uscire più. Purtroppo, nemmeno le buone letture datemi dal caro Monsignor Pacifici riuscivano a scacciare dalla mia mente orrendi pensieri che ormai quotidianamente m'insidiavano. Raimondo e il francese quel giorno eransi recati in una scuderia a vedere certi cavalli di razza da acquistare. Chi è? Avanti. Non posso aprire, sono chiusa a chiave. Che suonate, dite? Dio, sono io, voi chi siete? Sono io, Henri. Ah! Sono sola, Raimondo non c'è. Lo so, è occupatissimo con i suoi cavalli. Voglio vedervi, Eugenia, da solo a sola. Concedetemi questa grazia. Non dormo più da quando vi ho incontrato. Vi amo, Eugenia. No! Siete pazzo, andate via! Siete pazzo, andate via! Dietro al vostro albergo c'è un grande giardino. Il Palais Royal. Tra 5 minuti. Sotto il colonnato, a destra entrando. Mai! Eugenia, voi non siete felice. Lo so, lo vedo. Siete felice, Eugenia? No. Sì, 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 sì. Ma voi avete fatto la mia infelicità. Devo parlarvi. Siete la donna più bella che abbia mai incontrato. Vi amo come solo a Parigi. Oh, tacete! Raimondo può arrivare da un momento all'altro. No, è occupatissimo con i suoi cavalli. Mai, non verrò mai. E io vi aspetterò ugualmente, mon amour. La mia bocca aveva detto mai, eppure io tutta fremevo dal desiderio di raggiungere quest'uomo che tanto amore mi aveva palesato. In questo peccaminoso turbamento erami quasi di conforto la porta chiusa a chiave da Raimondo, che poco prima mi aveva riempito d'ira e che ora tornava a mio giovamento. Ah! Oh, pardon, madame. Quell'incontro, quello sguardo, parvemi che quel sacerdote leggesse nel profondo dell'animo mio. Vidi in lui come la mano pietosa che si offre al naufrago. Italiano capisco un poco,
Dit. Padre, ho peccato gravemente di desiderio. Desiderio d'amore? Sì, padre. Non è grave. Ego te absolvo. Niente di male feci. Chi vi aprì? La cameriera. Entrò per rassettare. Volle respirare un poco d'aria. Solo per questo uscì. Per curiosità. Con quale diritto mi chiudeste a chiave? Col diritto di uno sposo culato! Non lo siete! Se non vi sono sposo, vi sono fratello. Una signora non esce. A Parigi, sola, dove siete stata? Mi avete disonorato, come fratello e come sposo. Bel viaggio. Interessante. Assai. Siete contenta di rientrare in patria? Assai. Souvenir de Paris. Ma la vostra gentilezza ci confonde. Guardate, permettete, Eugenio. Madame. Voi sapete che io costruisco ferrovie. Sono amico di tutti, anche del ministro dei trasporti. Ho una bella proposta da farvi. Purtroppo noi partiamo da Parigi questa notte. Appunto, caro amico, appunto. Ho una bella sorpresa per voi. Questa notte viaggerete sulla locomotiva La Rafale, la più veloce di Francia, 120 km all'ora. Ho un permesso speciale per voi. Sarà un'esperienza inebriante. Avete nulla in contrario, Eugenia? No. Più forte, più veloce! Alimenta! Così! Il nostro insaziabile uomo dominatore degli elementi. Ancora. Madame, monsieur, posso? Chi è? Eugenia, aprite. Sono venuta a farvi un po' di compagnia. Ho con me una bottiglia di champagne. Non posso. Perché? Un poco di compagnia. Solo un poco di compagnia. Va bene, aspetterò. Sentite com'è allegro vostro marito. Possiamo essere allegri anche noi. Un altro direbbe vi amo. Io dico vi desidero. No. Passeremo una notte indimenticabile. No. Sarà un ricordo bellissimo. No. I ricordi aiutano a vivere. Vi desidero, Eugenia! No! Lasciatemi accarezzare il vostro corpo nudo. Per me sarà il paradiso. Forse anche per voi. Vile! Avete sentito? Anche lui è felice come noi. Fomo da turbine, l'alito spande e passa ai popoli. Satana il grande. Carducci, gran poeta italiano. Carducci! Brindiamo all'amore. Perfetto, alla russa. Ma attenzione a non farvi male su pezzi di vetro, povera piccola. Ebbene sì, provare una volta e poi morire. Morire? Perché morire? Io offro la mia virginità.
Non ne fate scempio. Vergine, voi siete vergine. Pura come un ciglio. E vostro marito allora? Ancora, non mi toccò neppure con un dito. Dio mio, come siete complicati voi siciliani. E poi Stendhal racconta di un marito italiano che lasciò vergine sua moglie per tutta la vita per controllare sempre se era stata di un altro. Ah no, 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 no. Chi vi capisce voi italiani? No, troppo complicato per me. Vi lascio lo champagne. Addio, ma belle. E poi le vergini, troppo faticose. No! Voglio morire! Cosa succede, signora? Ha bevuto chinino amigone. Ottimo, lozione per i capelli. Non fa male. È sola? No, suo marito guida la locomotiva. Ah, sono pagati bene i ferrovieri francesi. Attentare alla propria vita, pazza! E perché poi? La castità è un peso troppo grande. Con la castità che tante sante invocarono come una benedizione di Dio, per te è un peso troppo grande. Legge, legge nel libro che io ti regalai per le nozze. Con quale gaudio le sante affrontarono il martirio per conservare la loro verginità. Breve il patire, ma eterno sarà il gaudio. Grida nella sua serafica esaltazione Apollonia, vergine e martire, mentre viene stritolata dalle ruote, precipitata nelle pile, gettata alle belve. E Tecla, Tecla, che sdegnando le nozze col pure amato Timiride, non esitò ad affrontare, non d'altro vestita che del mistico ardore, la ferocia d'un branco di tigri. Sono troppo debole per affrontare i perigli del mondo. Debole? Erano debole le 11.000, dico 11.000 vergini, capitanate da Sant'Orsola, che preferirono la morte al congiungimento carnale ingiunto loro da un'orda di unne bramose e feroci? E Agata, la pudica donzella, che preferì l'amputazione dei seni piuttosto che cedere al concupiscente quenziano. Un esercito di vergini e di martire ti guarda e ti giudica. Filomena, Margherita, Martina, Bebbiana, Barbara, Dorotea, Cristiana, Domitilla, Sinforosa. Ma che sto dicendo, queste sono martire, ma purtroppo non sono vergini. Preghiere e opere de bene. Lo spirito si domina con la concezione, il corpo con la fatica. Ed ora prestatevi a fare ritorno al palazzo Avito come due spose felici. Sì, sì, certo, ci ameremo in purità di spirito, ma dovremo dividere le nostre camere. Che cosa ne dirà la servitù? E anche in paese non vorrei che si mormorasse. Che so io, sul mio conto, voi mi capite? È semplice. Diremo che avete fatto voto di castità secondo le regole di Sant'Agostino. Ottima idea. Buonanotte, allegra notte, zia. Apprendo cose inaudite. Voi faceste voto, voi e mia cugina Eugenia, di rinunciare al talamo comune? Lo feci. Pazzo foste. Una femmina così. La rinuncia talvolta è più stimolante del piacere. Vi accade mai, cugino, di vedere un fiore, uno fra tanti, raro per la sua bellezza, che pare vi dica... Non mi cogliete? Non mi profanate? No.
e la pare creata soltanto per esercitare l'amore. Gabriele D'Annunzio, il piacere, capitolo terzo. Gabriele D'Annunzio? Il più grande poeta italico. Non leggo i suoi libri, sono all'indice, sono immorali. Solo calpestando la morale l'uomo si avvicina al superuomo. Il trionfo della morte, prefazione. Il voto è sacro. Ella suona per voi? E voi l'amate? L'amo, sì, l'amo, ma non devo, non posso più ormai. L'amore che io amo è quello che non si stanca di ripetere, fammi sempre più male, forse che sì, forse che no, libro primo. Accogli l'ignoto e l'imprevedute e quanto altro ti recherà l'evento. Gli piaceva chiamare sorella la sua amante, abolisce ogni divieto. La voluttà avrebbe avuto un sapore quasi d'incesto. Taci, taci, taci! Dio, che sto facendo? Volevate uccidermi. Il desiderio è la distruzione, la voluttà e lo strazio sono una sola febbre. Forse che sì, forse che no, libro primo. Sì, anche il delitto è lecito quando dà emozioni forti. A me, solo il vizio. Buonanotte, cugino. Leggete il poeta. Arriva la marchesa! 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 Buone, educate, non fate confusione. Buone. Caruso, non facete confusione. Educati, state saggi. Ce n'è per piano, tutti. Piano, piano. Ecco, questo è per voi. Taglio le mani. Sono tutti vostri questi bei bambini. 7 ne ho e uno in viaggio. Vi ho portato di che coprirvi. Mi diedi alle opere di bene onde far tacere le brame della carne. Per agevolarmi nei miei spostamenti, Raimondo aveva fatto venire da Torino una vettura automobile. Al convento della Dolorata. Agli ordini, signora Marchesa. Purtroppo con essa è raggiunto anche un provetto meccanico, un toscano a nome Pennacchini, uomo che sulle prime parve una persona a modo e capace di stare al suo posto. Stordivo con le preghiere, onde scacciare nuove tentazioni. A palazzo. Sì, signora Marchesa. Un odore insopportabile emanava dalla sua persona, un odore volgare eppure seducente, dal quale non sapevo come liberarmi. Comandi. Chiudete il divisorio dietro di voi. Chi lavora suda. Domattina vorrei trovare l'automobile lavata e lucidata. Sarà servita. E procurate di lavarvi anche voi. Procurerò.
Mi piacerebbe di entrare in vettura. E perché? Così, per provare. E allora monta. Sì, posso. No, non salgo. Perché? Perché se mi vede la nostra padrona, mi licenzia. Ti licenzia? Ma è così cattiva la nostra padrona? No, cattiva. Nervosa. Per via di questo matrimonio. Litigano spesso. E come fanno? Lui dorme di qua, lei dorme di là. Ma di più non dico. Ehi! Oh, senti tu! La nostra padrona e il padrone hanno fatto il voto, dopo subito le nozze, di praticare il matrimonio castigato. Ecco, così dopo morte le fanno sante. Dopo morti? E sì. Adesso? Non fottono. Forse mi tratterrò a lungo. Non ho fretta. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur. Te Deum Pater nostri te venerantum, di Dio nomi santi. Ritenetevi licenziato. Senz'altro. Neppure il mio profumo francese riusciva a liberarmi dall'odore acre e violento di quel plebeo. Thank you.
Il motore è un guasto. Ci occorrono un paio di buoi per portare giù la macchina in paese. Che si fa? Laggiù c'è un capanno. Vedi? Pardon, vedete? Qui fa caldo. Forse lì si sta più freschi. Vado a vedere. Buttati giù. Sentirai come soffice, è meglio di un letto. Voi abusate della mia fralezza. Sì. Mi va la mano, un po' di collaborazione, porca vacca. No. 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 No, no, no. No, 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 no. Se siete un uomo d'onore, domani lasciate l'isola. E io non sono un uomo d'onore. Mio Dio, come sono caduta in basso. Oh.
Vile, vile, vilmente mi ingannaste. Il motore non si guastò. Ma perché non ti è piaciuto? Vedrai che domani andrà meglio. Dai, monta. Ecco mia cucina che torna dal convento. Ma guarda, la grande voce. Via, 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 via. Donna Eugenia, vostro marito è un eroe. Voi sapevate che ormai da più di 10 giorni gli operai della miniera di vostro marito erano in sciopero, instigati da 3 o 4 teste calde. E da questa paralisi lavorativa, vostro marito traeva grande nocumento. Non solo egli, ma anche l'Italia in questo momento di sforzo bellico. Orbene, egli decise di farla finita. Ed ecco Raimondo osservare la situazione come un generale valuterebbe un campo di battaglia. Quindi, un passo lento, ma deciso, ecco l'avanzare sotto il sole a picco, inerme, disarmato, verso il gruppo degli ammutinati capitanati da 3 o 4 facinorosi che meglio starebbero dietro le grate di un carcere. Il tenente dei carabinieri ordina ai suoi di puntare le armi. Ma Raimondo, all'udire questi scatti, fa cenno con la mano che non ve ne è di bisogno. Lavoro! Fate il vostro dovere! Dopo un attimo di incertezza che parve eterno, la folla dei facinorosi lentamente si mosse, ondeggiò, si incanalò verso la miniera, verso il pane quotidiano. E lo sciopero ebbe fine. Scusatemi, cugino, sono talmente emozionata che mi debbo ritirare. Lavami, mondami, sfregami, nettami, puliscimi! Purificami! Più forte! Signora mia, se non vi togliete questo camicione di dosso, di più non posso fare. Bagnarmi nuda! Giammai! Sapeste delle mie gesta? Seppi. Mai vi vidi così bella. Che faceste? Niente feci. Alla vista del capanno, una tempesta si scatenò nel mio povero cuore. Avrebbe avuto egli l'impudenza di fermarsi, oppure no? Non si era fermato. Ne fui quasi delusa. Proseguite. Fate il vostro dovere. Vieni. Bene, sì, sono venuta. Di già?
non avete voi pena di me che mi strugga e mi dispero? Quale durezza alberga nel vostro cuore? Eppure anche voi avrete una mamma. Ma che c'entra la mamma? Io pensavo che venivamo qui per trombare. Eugenia, ma tu svieni sempre? Cicina. Sveglia. Guarda che vado via, eh. Per trombare bisogna essere in due. Oh, sveglia, che non sai ancora niente dell'amore. Ci vuole collaborazione. Oggi sarà più bella dell'altra volta. Ti mando in paradiso. Oh, però tu ti spogli da sola, eh? Ebbene sia, poi verrà la morte. E perché? Ora vi desidero. Ecco, brava, vedrai che poi ti passa la voglia di morire. Tutte le tue prue navigo ostro, sognando la colonia di Duilio, che rostrata farai di un nuovo rostro. Di chi sono codesti versi? Il più grande poeta italico. L'Alighieri? Gabriele D'Annunzio, dall'ingiusto esilio in terra di Francia. Dove è fuggito per debiti? Un genio non paga i debiti, monsignore. Riferisco, monsignore. Riferisco, monsignore. I suoi libri sono all'indice. Me ne dispiace per la Chiesa. Dall'esilio egli ci manda codesti versi le canzoni d'oltremare, che infiammano il cuore di tutti gli italiani e li incitano alla guerra libica. Monsignore, accomodatevi. Perché non ci danno l'acqua invece delle colonie? L'acqua? I cosiddetti problemi dell'alfabeto agli ignoranti, dell'acqua e delle strade alle popolazioni del mezzogiorno sono problemi che possono essere affidati a qualsiasi geometra. Sono le grandi imprese che fanno grandi gli uomini. Mi sentivo indegna di cotanto uomo e giurai a me stessa che mai più avrei ceduto alle brame della carne, che mai più sarei caduta nell'orrore del peccato. Il diavolo. Tu sei il diavolo. Ecco il giorno della prora e dell'aratro, il giorno dello sprono del vomero, uomini. Eccolo. È venuta col rombo del tifone per il mal Mediterraneo, più fiera che l'astro sulla spalla d'Orione, più colorata della messaggera della celeste al grido, issa, issa, già tutta l'aria è solo una bandiera. Con me verso il deserto ardente. Con me verso il deserto senza sfingi che aspetta l'orma, il solco la semente, con me stirpe ferace che t'accingi nova a riprofondar la traccia antica in cui te stessa ed il tuo fato attingi, con me là dove chi combatte abbiga, perché nella corona io ti connetta la foglia di quercia con la spiga. Questi, o fiero popolo di Sicilia, i versi che dall'esilio il grande poeta Gabriele D'Annunzio vi manda. Siate spietato, ponetemi e scacciate quell'intruso. Siate buono, perdonatemi e scacciate quel plebeo. Non sono degna di voi. Eugenia! Eugenia, dove siete? Perdonate.
Addio mia sposa, mia sorella. Parto domani per la Libia. Le grandi imprese fanno grandi gli uomini. Come disse il poeta, o Tripoli, città di fellonia, tu proverai se Roma abbia calcagno di bronzo e se il suo giogo ferreo sia. Cosa fate lì in basso? Caddi. In deliquio? Ciampai. Male vi faceste? Brindiamo le nostre future vittorie. A voi le opere di bene, a noi le grandi imprese. Tremate. Per voi? Ah, piccola cara sposa. Mi sono sorella. Piccola cara sorella, tornerò presto. Durante la mia assenza, leggete alcune opere del poeta, i romanzi soprattutto. Nella mia libreria, per voi li lasciai. Grazie. Eugenia. Sì. Viva la guerra! Abbiate pietà di una povera peccatrice. Gli confessai i miei orribili peccati ed egli mi ordinò un lungo ritiro spirituale nel convento della Dolorata, assieme alle buone suore che mi avevano cresciuta. Il pensiero che al mio ritorno a palazzo avrei ritrovato l'oggetto della mia concupiscenza non mi dava requie, ma per fortuna a tutto aveva provveduto il buon monsignore. Signora Marchesa, arriva una lettera del signor Marchese e poi ci sono quelli. Maresciallo Nutrizio, i miei rispetti, signora Marchesa. In che posso servirla? Abbiamo associato ieri alle carceri quel suo meccanico, Silvano Pennacchini, sotto l'imputazione di furto aggravato. Furto aggravato? Precisamente, furto di oggetti sacri. Sparirono dal convento, dove egli sovente vi accompagnava, due candelabri d'argento che furono ritrovati sotto il suo letto. Dopo questo precedente, vorremmo essere sicuri che non abbia commesso altre malefatte. Vedrò, controllerò. Scusatemi, mi sento male. Era destino che lo dovessi rivedere. Al quadrante della vita era scoccata l'ora più amara. Signora Marchesa, riconoscete nell'imputato il vostro chauffeur personale? Guardatelo. Lo riconosco. L'imputato, durante il suo servizio, vi ha sempre soddisfatta? Sempre. Furono anni di solitudine. Del mio sciagurato amante non seppi più nulla. Leggevo i romanzi del poeta. Sognavo. Suicida. Sei contenta di vivere adesso? No. Piccola stupida. Ti ho salvato una volta sul treno, voglio salvarti una seconda volta. Ora cambierà tutto. Sono in Sicilia per fare un reportage sui templi greci, ma mi fermerò un po'. Tanto da farti tornare allegra. Pantaloni. Cosa leggi? D'Annunzio, io so tutto di lui. Un domestico vi scorta sino al vestibolo e si ritira all'apparire del poeta. Il poeta indossa una vestaglia da camera simile ad un saio francescano. Vi bacia entrambe le mani e quel bacio brucia come il fuoco. Vi fa sedere sopra ad un chaise lounge e si accuccia ai vostri piedi. Vi prende le mani e le accarezza parlando. Esistono parole più brucianti delle più brucianti carezze. Egli le conosce. Esistono carezze più sublimi delle più sublimi parole. Egli le conosce. Correva l'anno 1914.
Raimondo, tornato gloriosamente dalla guerra libica, era stato eletto deputato al Parlamento. Divideva il suo tempo fra la capitale e la cura delle nostre terre, trascurandomi assai. Amavo fare lunghe passeggiate in velocipede con la mia novella amica Evelyn. Fu così che un giorno volli ritornare al capanno, luogo dei miei tristi amori. Vile! La carne grida e comanda! La fame! Eugenia! No! Cosa avete capito? Eugenia! Lasciatemi! Una misera contadina, neppure so come si chiama. Non chiedete dunque il nome alla vostra amante. La carne grida e comanda, lo scrisse il poeta. Anch'io lo lessi. Sorella! Mi faceste credere la vostra purezza e siete putrido! Dove andate? Non mi toccate, parto, viaggerò. Non fate scandali, son deputato al Parlamento. Guardate! Che cos'è? Un potente veleno. Lo reco meco come tutti gli intrepidi. Non costringetemi ad usarlo. Dimenticatemi, non sono fatta per voi e voi non siete fatto per me. Partii, viaggiai, volli soddisfare l'unica brama che albergava nel mio cuore, conoscere il poeta. Approdai sulle rive del grande oceano, nel luogo del suo esilio, ansiosa di conoscerlo, ansiosa di amarlo. Signora, vuole un po' di caffè? Oh, ben gentile, grazie. Cara, mi passi il tempo. Prima dell'alba non appare mai. Prego. Vieni. No, quando c'è la luna cavalca anche nottetempo. Senza sella, cavalca senza sella. Ecco, mettiamoci qui. Udite quanto è bello questo brano dell'Alcione. Grazia del ciel, come soavemente ti miri nella terra abbeverata, anima fatta bella dal tuo pianto. Nascente luna, in cielo esigua come il sopracciglio della giovinetta e la midolla della nova canna. Ecco. Di laggiù, tutta di laggiù. Evviva D'Annunzio! È nudo! No, veste di bianco. Che emozione indimenticabile. Ora il bagno? Ma non si sa, non si sa. E venne al fine il sospirato giorno dell'udienza. Non ti preoccupare, sei la più bella. Oh, greyhounds, livrieri. I signori possono entrare, prego. Prendiamo la sedia. Sali, sali. Qui, in ogni caso, stai bene. Silenzio. Non svenire, stupida. Guardalo. Beati coloro che videro il volto del poeta. Signori, l'udienza è finita. Perché ridi? Quando penso a come si sono svolte le cose, mi viene ancora da ridere. A te no? No. Non avrò mai un figlio dal poeta. Stanotte andiamo ancora una volta sulle rive dell'oceano. Forse lo rivedremo. Nel grande prato della vita avevo colto il fiore del piacere innaturale. Dal pesante sonno mi svegliai accolta solo da un addio. Stanca delle fatuità che stordiscono e non appagano, ritornai a Roma per dire addio al mio sposo fratello. Desidera? È in casa l'onorevole Corrao? Sì, signora. Sono sua moglie. Si accomodi, prego. Buonasera, signora Marchese. Prego, signora Marchese. Prego.
carissima. Così avete deciso? Vi ritirerete dal mondo? Sono stanca di mentire. Il convento. Dal convento vi tolsi, al convento ritornate. Forse è giusto, forse è bello. Prenderò i voti. Andrò lontano, in Africa, in Asia, a curare i lebbrosi. Dunque questo è un addio. Non avete retto alla prova. Lessi di voi sui giornali. Faccio onore al mio nome, come posso, servendo la patria, in umiltà. È tutto? È tutto. Addio. Addio. Addio, fratello. Lasciate che un casto bacio suggelli questo distacco. Sì, fratello. Pietà. Adorata sorella. No! I vostri occhi bruciano di desiderio. No! Lo vedo! Siamo intrisi di putredine. L'odore della putredine, potentissimo per eccitare i grandi pensieri. Pensieri peccaminosi. Che sono anche i vostri. Se il destino ci ha uniti, che il destino ci perdoni. Che cosa? L'amplesso incestuoso. No! No! Confessate che anche voi mi concupite come io vi concupisco. Ma vi sono sorella. Ma noi possiamo. A noi è concesso. Solo calpestando la morale, l'uomo supera l'uomo e s'accosta al superuomo. Oh, mio Dio. Chiude la carne infiniti tangibili misteri che solo il contatto di un'altra carne può rivelare. Ascolta la parte bestiale dell'uomo che in noi urla. Ride, singhiozza, balbetta, si beffa, si lagna, chiama, comanda. A noi è concesso. Noi possiamo. Come avete detto? Che anch'io vi desidero. Ma io vi ho sempre desiderata, vi ho sempre amata. Eugenia, amata sorella. Sì, anch'io vi desidero. Il mio cuore batte, il mio sangue palpita. Baciatemi. Desidero anche una voluttà più grande. Quale? La morte. La morte? Quale morte? Col veleno che mi mostraste. Ricordate? Come Romeo e Giulietta. Sì, sì. Come Romeo e Giulietta. Che odore di mammole! Entrate. Posate, uscite. E non disturbateci. Anzi, siete liberi, potete uscire. Incenso, mirra e benzoino. Preziosi profumi d'Oriente. In eguale misura. Amico veleno, che ci condurrai verso l'ultima dimora. Donna Rosalia si confessò? E che diavolo confessate tanto importante? Non siete fratello e sorella. Non lo siete perché Antonio Corrao, che è padre naturale di Eugenia, non è vostro padre. Perché? Perché? Perché Donna Rosalia, vostra madre, si sposò incinta. Chi è vostro padre? È il marchese di Magueda. Ma com'è possibile? Don Ruggero ebbe quella piccola mutilazione in Africa. Prima di partire per l'Africa, quando era ancora giovanotto. Mise incinta Donna Rosalia, che poi fece con Antonio Corrao un matrimonio riparatore. Siete contenti? Vedete come la divina provvidenza aggiusta tutto? Mio padre non è mio padre. Mio padre è il vostro è il mio. Oh, beffa crudele del destino, che mi privi di un piacere proibito. Siamo marito e moglie,
come due borghesucci qualsiasi. Abbisognavo di emozioni forti. Il mondo prese fuoco davvero e fummo tutti nella fornace. Voi sarete per noi la Roma della battaglia. Voi sarete per noi la verginità della vittoria. Ora ecco la madre, quella che va aiutato a muovere il primo passo, quella che va asciugato il primo pianto, quella che va consolato, consigliato, perdonato, quella che vi dà la guerra, vi caccia al fuoco e vi grida: va figlio, va e muori. Vi si strappa dal fianco, vi manda a combattere e vi dice: va figlio, non si può non vincere, non si può non morire. Minchia che malaugurio, tocchiamoci i coglioni. Alla patria Raimondo diede la vita. Io quel poco che potevo. Acqua! Da bere! Da bere! Voi! Ci si dava del tu. Oh, mi vuoi dare da bere? Non sapevo che vi credevo in... Invece, sono qua. Gli han dato la medaglia. Allora è molto contento. Chissà se la danno anche a me la medaglia. Perché per crepare, crepo anch'io. Anche se non ne ho voglia. Infermiera, facciamo un duetto d'amore? Da bere! Piano... Piano, poggia, va bene. Piano, che cazzo. Andate via. Tuo marito l'ha fatto fuori la guerra. Io, se non crepo, ne devo far fuori altri due. Il monsignore è te. Nell'istante medesimo in cui ritrovavo l'unico uomo della mia vita, seppi che egli mi odiava. Venne la pace. Viaggiai, cercai di ritrovare me stessa. Andai a Parigi in cerca di qualche brandello del mio passato. Lì, fra le tombe di tanti uomini illustri, riposava anche colui che avrei potuto amare e al quale la mia verginità aveva fatto paura. Che mi trovaste? È una storia lunga. Avremo tutto il tempo per parlarne. Ma... allora non veniste per uccidermi? No. Perché veniste allora? Ma... chi lo sa? Non riaprite antiche ferite. Aspettate il tricolore! Ho capito. Scusa.
Ho sbagliato. Perché? Perché non siete cambiata. Non capite dunque la tempesta che alberga nel mio cuore. Ascolta, ora ti spiego. Per me tempesta vuol dire quando fuori piove e tira vento. Albergare invece vuol dire abitare in un albergo. Quello che volevo fare con te e che tu muori dalla voglia di fare con me si chiama trombare. Che poi si può dire in tanti altri modi. Per esempio, da voi in Sicilia dite fottere. No! Non t'agitare. Me ne vado. No! Voi vi prendete beffa di me? Prima di tutto, dammi del tu. Tu ti beffi? Tu sei ubriaca di parole. E l'amore?